Allora, intanto c'hai una voce pazzesca. Grazie. Pazzesca. E, come valuti questa tua esibizione? Buona. Ok. Sì. Alla fine magari potevo fare un pochino meglio, però va bene così. Partiamo dal presupposto che tanto si può fare sempre di meglio, quindi non c'è mai... oggi proprio ho 10 lode, perché uno deve sempre puntare a migliorarsi. Però già che sei comunque ottimista e ti dai un buon voto, è buono, perché evidentemente fai un'autovalutazione. Cioè. Brava. Senti, ti faccio una domanda che a me piace tanto, no? Sì. Ma che cos'è la musica per te? Vita. Io vivo per la musica, anche se non ho mai studiato canto, la mia vita è basata sulla musica. Oppure... Ma che ti dà la musica? Cioè, che cosa ti regala la musica? L'emozione pura, cioè proprio la mia vita è basata sulla musica, cioè il mio stato d'animo è la musica, cioè io vivo attraverso la musica, ecco questa è la frase di più. Cosa pensi quando canti? E mi emoziono e cerco di dare, penso di essere una persona empatica e quindi di trasferire quello che io provo dall'interno, trasferirlo all'esterno, come se ci fosse un filo. Vero. Questo. Ma la musica, quando è entrata a far parte della tua vita? Da piccola. Io già quando avevo 5-6 anni già cantavo a casa e facevo delle esibizioni da quando ero piccolina. Poi c'ho mio padre che comunque canta. Ah, ok. Infatti, mi ha trasmesso proprio questa cosa. Ok. Io sentivo cantare e abbiamo in famiglia, siamo intonati tutti e due. Dai, ma avete mai fatto dei duetti insieme? No, perché poi diciamo che ha smesso. Sì, ha smesso, insomma, ha tralasciato a me questa cosa che io è come se fosse in un certo senso un sogno proprio. Dai. Un sogno, sì. Io come se la musica per me è fondamentale nella mia vita. Ma sai che la musica poi fa parte di ogni momento della nostra anche giornata, no? Quindi dalla radio che sentiamo la mattina in macchina, che non possiamo fare a meno, e quindi anche se poi non l'ascoltiamo, però ci deve stare perché ci fa compagnia al lavoro, ora non so che lavoro, però magari ci fa compagnia, eccetera, a che poi invece la andiamo proprio a interpretare, no? Quando scegli una canzone da interpretare, per che cosa la scegli? Cioè, per una vocalità o per una cosa che è più fine a te? Affine a te, cioè, che ne so, questa canzone parla di me, piuttosto che... Boh, perché la scegli? Come fai le tue scelte? La melodia, io ascolto molto la melodia delle mie canzoni. È una cosa che proprio di primo impatto ti dico la melodia. Ok. Appena sento la canzone, continuo, mi emoziona la melodia. Perfetto. E poi un susseguirsi di parole, anche le parole mi trasmettono tantissimo... Questa magia, insomma, e mi fa immaginare anche a me stessa, sinceramente. Tu hai un modello di modello, un cantante, una cantante che ti ispira tantissimo perché scrive proprio come la tua anima è? Allora, se ti dovessi dire una cantante in particolare, ti dovrei dire Cristina Aguilera, mi verrebbe da dire subito. Ok. Perché Cristina, io la seguo da quando è piccola, mi ha sempre emozionato, anche i testi, quello che lei cantava, mi ha sempre trasmesso tanto. Ok. E per quanto riguarda italiano, Elisa tantissimo. Elisa è una poetessa. Sì, proprio scrive delle poesie, quindi ecco, mi piace tantissimo. Tu la canti, Elisa? Sì, mi piace cantarla. Però ci sono diversi cantanti che mi vengono meglio, se ti dovessi dire. Certo. Giorgia, per esempio, mi viene meglio. Vedi, quindi è anche una scelta vocale. Sì, certo. Piuttosto che... Ma tu scrivi anche canzoni? No, è sempre stata una cosa che... Cioè, mi sarebbe sempre piaciuto farlo, ma non l'ho mai fatto. Vabbè, no, non è mai... Cosa. Perché io immagino molto, sono una persona molto fantasiosa, ma non ho mai avuto la capacità di mettermi là e poi magari... E dovresti tipo tenerti una sorta di quadernino sempre a portata di mano. Poi vabbè, adesso abbiamo i cellulari, quindi è anche più facile. E qualsiasi frase o pensiero che ti viene in mente lo scrivi subito. E poi, chissà, un giorno li prendi, li metti insieme e viene un testo. Però è bello perché le canzoni parlano comunque di noi, certo, in un certo qual senso, no? Ma ti faccio una domanda tosta. No, non è vero. Raccontami chi sei. Allora,
Allora, sono una ragazza molto complessa, secondo me, perché ho un mondo dentro e è come se vorrei sempre tirarlo fuori. Questa cosa che da dentro lo vuole tirare fuori, lo riesco a fare soltanto attraverso la musica. Pensa che potere che c'ha. Soltanto così, perché sennò sono una persona un po' particolare, comunque non voglio dire che sono un po' sociale, però comunque vivo in un mondo tutto mio. Ci metto un po' di difficoltà a relazionarmi con le persone, ad avere rapporti, insomma non sono una che... Certo, certo, però in questo il Golden Voice ti aiuterà tantissimo, sì, perché incontrerai tutte persone che amano la musica. E questa è una cosa che... E quindi avrete un argomento sicuramente in comune su cui parlare. Certo, è proprio quello, che gli argomenti spesso e volentieri, magari ecco, io sono molto sentimentale, passionale, quindi magari spesso non ci trovo, ecco, si parlano di cose un po' più quotidiane. Ma tu come l'hai conosciuto il Golden Voice? Sono venuta qui per il mio compleanno. No, vabbè. Ho fatto 30 anni, quindi non sono proprio una bambina. Ah, ma vabbè, zero, non li dimostri proprio. Grazie. Cioè, vabbè, te lo dicono tutti, penso. Sì, sì, infatti mi ridanno. 20, 25, 26. Sì. Ho fatto 30 anni e diciamo che sono rimasta colpita e poi diciamo che sono anche piaciuta perché ho cantato. Certo. Beh, vorrei vedere. Mi hanno proposto questa cosa e dico perché no. Ma hai spulciato un po' nel sito a vedere di che si tratta, che cos'è questo torneo? Allora, sul sito sinceramente non, non ho proprio... Mi piaceva proprio vedere qua, affrontare le cose in persona e vivere il giorno per giorno. Questo è bello perché il Golden Voice, il primo scopo del Golden Voice, sì, è proprio l'aggregazione, sì, di persone che amano la musica. E questo è proprio il cuore pulsante, perché la musica fa miracoli, è vero. Ha salvato un botto di vite e effettivamente la musica fa miracoli. E, che lavoro fai? Allora, io da poco sono diventata una docente, però sto aspettando che mi chiamano. Oddio. Quindi, speriamo. Docente di cosa? E la mia materia è ricevimento, quindi nelle scuole alberghiero. Ah, nell'alberghiero? Sì, sì. E sostegno, quindi vediamo vedi quale indirizzo mi ha. Bello. Speriamo, insomma, che quest'anno una buona annata. E pensa se invece c'è una... C'avrai, che ne so, chissà, perché poi uno può sognare, sì, no? Una svolta nella musica. Sì, guarda, io questo sarebbe proprio un sogno, un miracolo. Sarebbe, sì, l'ambizione più grande della mia vita, sono sincera. Un sogno nel cassetto. Io spesso mi reputo un po' ambiziosa, forse. No, bisogna, e no? Penso di essere pure un po' antipatitella, magari, agli occhi degli altri, però io sono così. Cioè, No. Cioè, secondo meglio me... essere, penso, onesti e... È meglio essere sinceri e antipatici, sì, piuttosto, sì, che falsi e simpatici. Sì, quindi... sì, spesso c'è questa cosa, pure con la gente mi capita, diciamo, che sono abbastanza Ma secondo me però ti devono conoscere un po' per, sì, poi farti squagliare proprio, sì, perché secondo me sei dolciotta. Io esatto. Una sensibilità che mi si mangia dentro. Ma l'occhio brilla, si vede, si vede, si vede. Va bene, allora, diciamo che... siamo pure un po' usciti fuori dal tema, però diciamo che... una bella canzone. Esatto, e ti faccio un grande in bocca al lupo, sì, perché te lo meriti, e poi ci ritroviamo a fine torneo e mi dici le impressioni, perché sono sicura che cambierai tantissimo, veramente. In bocca al lupo e niente, madonna, guarda che sorriso. Grazie. Ciao. Un bacione, ciao, grazie.